Ma allora, noi bisogna capire che cosa intendiamo per situazione sotto controllo. Noi parliamo, io posso dire che per il profilo di ordine e sicurezza pubblica non ci sono delle situazioni di criticità che possano destare particolari allarmi. Tutto quello che accade, l'accoltellamento, la sparatoria, il furto, rientra in una logica di criminalità diffusa presente nelle medie e grandi città. Ed è, posso dire dai dati che ho io, un dato assolutamente fisiologico. Che poi ci siano delle sacche periferiche che vanno ripulite da quello che tutto ciò che dalle persone che non hanno titolo a permanere in quei palazzi, dalle persone che spacciano e che pur essendo arrestate, messe agli arresti domiciliari, ritornano nello stesso luogo dove spacciavano, ma questo chiaramente non è un problema né di procura né di forze di polizia, è un problema di novella legislativa che è la norma è questa e quindi va applicata e va rispettata. Dico, ovviamente si determinano quelle situazioni di criticità che ti creano quel momento di, tra virgolette, di insicurezza che la gente percepisce.